Dopo lo stallo di fine estate, la lunga trattativa, la fumata bianca è arrivata nella prima serata di ieri per la società SACA, che è il nuovo CDA. A mettere tutti d'accordo, ovvero centrodestra, centrosinistra e civici, è stato il nome di Luciano Di Biase, centrosinistra, ex commissario dell'ERSI, figura tecnica chiamata a gestire fondi del PNRR, ma soprattutto la sfida nazionale della crisi energetica che ha ricadute anche a livello locale. Indicato dal sindaco di Pesco Costanzo, poiché la moglie è pescolana, Di Biase è stata una figura che ha messo d'accordo le varie compagini, ma anche molto legata all'ex governatore Luciano D'Alfonso. Faranno parte del consiglio d'amministrazione anche Rosantonia Sant'Angelo, in quota centrodestra, l'ex consigliere comunale, nonché direttore uscente dell'ASP2, Alessandro Pantaleo, entrato in quota dei civici Gerosolimiani. Un CDA definito da diversi sindaci addetti ai lavori trasversale e competente. Faccio i migliori auguri al nuovo consiglio d'amministrazione che ha le figure adatte per affrontare le sfide del momento, ha dichiarato il presidente uscente Luigi Di Loreto.